Buonasera, buonasera a voi. Allora, del pericolo della censura ce ne accorgiamo purtroppo davvero in pochi. Io avverto davvero la sensazione che in minima parte gli italiani stiano comprendendo esattamente quello che sta succedendo e se casomai lo avessero compreso, non gliene importa molto perché sappiamo un po' come sono gli italiani, no? Ce lo disse molto bene Indro Montanelli, che gli italiani sono essenzialmente degli individualisti. E questa purtroppo è la realtà, no? Una volta che stiamo bene singolarmente, di quello che poi succede collettivamente ce ne occupiamo raramente. E soprattutto se poi magari ci sono delle situazioni come quelle che stiamo vivendo in questo periodo, ripeto, se individualmente stiamo bene, non siamo così propensi ad occuparcene. E questo però è chiaro che diventa un fatto grave, perché quando in un paese non c'è più la libertà di espressione, la libertà di scegliere, ad esempio, anche quale terapia utilizzare e se farsi mettere nel proprio corpo, iniettare nel proprio corpo un qualcosa, voi capite che insomma questo vuol dire che siamo davvero in una situazione assai, assai grave. Per tornare un po' a ieri, no? Io ho letto i vostri commenti. Mi spiace che qualcuno dà sempre l'impressione di scrivere e di dare dei giudizi senza aver ascoltato il video, addirittura qualcuno dà l'impressione di non averlo neanche ascoltato. E questo, insomma, ovviamente mi fa un po' rabbia personalmente, e anche perché poi vengono fuori dei giudizi che sono totalmente sbagliati. Io non sono contro quelli che si stanno impegnando e anche contro quelli che vogliono formare un partito per entrare eventualmente nelle varie consigli regionali, cittadini e arrivare al Parlamento italiano. Per carità, io la vedo dura e questo è una cosa diversa, capite? Cioè io vedo questa strategia, questo obiettivo difficilmente da realizzare. Perché? Per le ragioni che d'altronde ho detto più volte, perché vedete, se tu non hai dietro un apparato di comunicazione, se tu non arrivi alla massa, non fosse altro solo per dire: guardate, sono io il signor Rossi che si candida a Milano, a Roma o a Caltanissetta. Se nessuno lo sa, come fanno a votarti? Questo è il problema. Se tu formi un partito, però non hai spazio nelle televisioni, non hai ascolto, la stampa non ti dedica assolutamente spazio, non puoi parlare dei tuoi programmi. Voi capite che diventa difficile riuscire a farcela solo ad entrare ed avere dei propri rappresentanti nei vari consigli regionali, comunali e figuriamoci poi nel Parlamento italiano. Questa è semplicemente la riflessione. Diversamente, per quanto riguarda un movimento fatto da cittadini, lo abbiamo visto, i movimenti spontanei che sono nati in queste settimane hanno raccolto numericamente molte persone. Ecco, se magari riusciamo ad unire le forze in questo, riusciamo in futuro, perlomeno di fronte a certe azioni che ci vorrebbero imporre, ad avere una reazione massiccia e numericamente importante. Io dico semplicemente questo, ma torniamo alla censura. Guardate, noi abbiamo l'esempio nel nostro canale, nel mio piccolo. Una volta io non avevo problemi. Bastava che, ad esempio, io facevo un video, voi prendevate parte del titolo di questo video, lo scrivevate sul motore di ricerca di YouTube e mi trovavate immediatamente. Adesso fate un esperimento. Mettete, ad esempio, Manifestazione Milano, che ieri io ho utilizzato per tutte le mie quattro live, per i quattro video che vi ho trasmesso. Ecco, voi non mi trovate. Non mi trovate. Trovate la 7, Local Team,
trovate la stampa, cioè trovate tantissime testate, piccole, medie, televisioni, ma state sicuri che non mi troverete. Allora voi capite che fa fatica a passare il mio messaggio, perché anche in questo momento che mi hanno rimesso la monetizzazione, me l'hanno messa per modo di dire, perché tutti i miei video vengono limitati. E sapete qual è la ragione per cui un video viene limitato? Perché secondo loro non è adatto ad un vasto pubblico. Cioè loro determinano se le immagini di una manifestazione sono adatte ad un vasto pubblico oppure no. E qualsiasi mio video, che tra l'altro voglio dire rispetta sempre le norme, perché io non ho mai un linguaggio inappropriato, io non offendo e non faccio vilipendio al capo dello Stato e a chiunque altro, cioè cerco sempre, perché fa parte un po' anche del mio modo di essere, di rimanere dentro un limite anche quando faccio le denunce. E quindi è semplicemente il fatto che, insieme ad altri, perché non sono ovviamente il solo, do fastidio a questa censura, a questo sistema che ormai sempre più sta stringendo le fila e sempre meno sta permettendo ad una voce di dissenso di poter passare. Questa è la cosa grave, gravissima, che noi dobbiamo aver presente. E sarà sempre peggio in futuro. Con queste riflessioni io vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.